siamo abituati a percepire il nostro corpo come uno strumento per farci vedere dagli altri, per farci percepire in un certo modo dagli altri, perché abbiamo paura del giudizio degli altri, perché abbiamo paura di come gli altri possano vederci, perché se questo influenza la visione che noi abbiamo di noi stessi, allora sì, diventa un problema. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Jolie e parlo di un sacco di cose, tra cui di disturbi del comportamento alimentare, perché io sono guarita al 100% dal disturbo del comportamento alimentare che mi era stato diagnosticato come bulimia nervosa, ma ne sono guarita anche grazie a voi, grazie al confronto con voi, e ne sono guarita proprio qua con voi su YouTube, su questo canale. Ho documentato tutta la mia storia, quindi se ancora non la conosci ti invito a guardare i video del passato, c'è la playlist di CA e ti invito a guardarla. Probabilmente però se hai cliccato su questo video conosci già la mia storia, perché questa è la terza parte di istruzioni per l'uso dell'Olin. Ti lascio la parte 1 e la parte 2 nella i di informazioni. Una cosa che mi ha aiutato tantissimo per guarire dal disturbo del comportamento alimentare è stato quello di parlare con le persone intorno a me. Non soltanto le persone del quale io già mi fidavo e le persone che sapevo già avrebbero detto qualcosa di positivo riguardo il fatto che io stessi affrontando un percorso di guarigione per la bulimia nervosa, ma anche persone che magari non sapevano effettivamente quali fossero i miei problemi, non sapevano effettivamente che cosa fosse un DCA. Insomma, mi è servito tanto parlarne con tutta la mia famiglia, con le persone vicine, anche con persone appunto con il quale ancora non avevo mai parlato di questo disturbo del comportamento alimentare del quale soffrivo. Quindi per me è stato fondamentale aprirmi e non vergognarmi più. Questo è servito per superare la vergogna, perché io ancora un pochino mi vergognavo di soffrire di bulimia nervosa, e questo è un passo che secondo me tutti dovrebbero fare, cioè il passo in cui si fa coming out, si dice io soffro di questo, voglio guarirne, mi sto impegnando a farlo, ti prego di essermi di supporto. Se vuoi aiutare le persone a capire come approcciarsi con te, ti consiglio di consigliargli un video che feci qua su questo canale, e te lo lascio sempre qua. E appunto si tratta di qualche linea guida che effettivamente io ho mandato ad alcuni miei parenti proprio per fargli capire che cosa non devono fare con me. Ed una cosa sicuramente da dirgli è quello di smetterla di dirvi sei dimagrita, sei ingrassato o cose del genere, perché non sono cose che fanno bene a nessuna persona esistente in questa terra, ma soprattutto a chi soffre di DCA o chi ne ha sofferto. Quindi la prima cosa secondo me che dovresti dirgli è smettila di concentrarti sulla mia fisicità. Perché non mi dici, che ne so, che ti piace come mi sono truccata oggi, oppure ti piace come ho fatto la piega ai capelli, oppure perché non ti concentri ancora più profondamente su qualcosa invece di interiore? Perché non mi dici che oggi ho un bel sorriso, o perché non mi dici che oggi ti sembro particolarmente creativa, ad esempio? Perché non ci iniziamo a concentrare davvero solo sull'interiorità delle persone e ci fermiamo sempre soltanto all'apparenza? Impariamo a farlo noi con gli altri e vedrete che piano piano il mondo cambierà anche da questo punto di vista. Un'altra cosa che ti consiglio di fare è assolutamente di resistere, perché ti assicuro che anche se sembra che tutto quello che stai passando non finisca mai, perché è terribilmente doloroso da fare, perché chiunque soffra di DCA ha come paura maggiore nella propria vita il fatto di prendere peso, di non avere sotto controllo il proprio corpo. Quindi ovviamente fare l'all-in significa completamente lasciare andare il controllo sul proprio corpo, sul peso che si mette o il peso che si perde. Si tratta totalmente di dare fiducia al 100% soltanto al proprio corpo, di dirgli ehi, ti lascio totalmente il controllo, non esiste più mangio troppo, forse ho mangiato troppo, forse ho mangiato troppo poco, esiste soltanto ok, ho fame, ho voglia di qualcosa, ti rispetto corpo, mi fido di te e ti do ciò che mi stai chiedendo. Questo è fondamentale, perché per tutta una vita, se come me avete sofferto di DCA per tanti anni, abbiamo proprio detto di no ai bisogni del corpo, e con questo noi gli stiamo dicendo non ti considero, non ho fiducia in te, non mi fido della tua fame, io preferisco più seguire degli standard sociali artificiali che sono irrealistici piuttosto che ascoltare il mio stesso corpo. Insomma, ti devi ricordare che la natura è
fatta per tutti diversa. Se tu hai una costituzione corporale diversa da quella dello standard artificiale che è stato creato nella società in cui vivi, non significa che tu lo debba seguire, perché molto probabilmente se continuerai a seguirlo non solo ti ammalerai di DCA, ma molto probabilmente non riuscirai a guarire dal DCA se già ne soffri. La cosa che ti devi ricordare è che tu non sei un corpo artificiale, ma sei un corpo naturale. Noi facciamo parte di qualcosa di naturale, noi siamo fatti di natura e il nostro corpo non esiste per apparire nel mondo, ma esiste per essere nel mondo, esiste per funzionare in un determinato modo. E quindi l'unica cosa che ti deve importare è che il tuo corpo ricominci a funzionare in modo corretto, che tu possa ricominciare a pensare in modo corretto, perché quando soffri di DCA e sei in restrizione continua calorica, molto probabilmente non pensi in modo lucido. E anche se soffri di binge eating, se mangi troppo, non riesci a pensare in maniera lucida. Bisogna iniziare ad ascoltarsi. È un percorso, non si fa dopo qualche giorno, ma si fa dopo mesi. È molto difficile, ma poi vi assicuro che viene naturale. Quindi quello che io vi dico e che è servito tanto a me è il fatto di pensare di resistere per tanto tempo, perché resistere significa creare una nuova abitudine, e creare una nuova abitudine significa far sì che quella nuova abitudine diventi parte del proprio stile di vita, e questo succede con qualsiasi cosa. Resisti affinché quell'abitudine, che adesso ti sembra così difficile da installare nella tua mente perché prima eri abituata a tutt'altro, possa diventare parte della tua nuova vita, una vita che vale la pena di essere vissuta e che non si concentra sul controllo di qualcosa che è incontrollabile, cioè la fame. Perché il nostro corpo, se impariamo ad ascoltarlo, ci dice solo cose sane e giuste per noi. Fidati di te stessa, fidati del tuo corpo e non continuare ad andare verso l'artificiale. Vai verso il naturale, ascolta i tuoi istinti, ciò che tu senti, e lavora sulla tua persona. Molla tutto quello che stai facendo, gli altri progetti adesso devono essere un attimo accantonati, perché adesso devi guarire, adesso hai un problema da risolvere che potrà veramente cambiare dalle fondamenta tutta la tua vita, e attraverso la guarigione da un disturbo del comportamento alimentare tu potrai rinascere e scoprire davvero chi sei al di là del DCA, perché tu non sei il DCA e devi scoprire chi sei oltre a questo. A proposito di questo, l'altro mio consiglio è quello di iniziare a praticare la mindfulness. Che cosa è la mindfulness? È un percorso, anche questo, nel quale si acquisisce consapevolezza. Che cosa vuol dire consapevolezza? Vuol dire essere consci di ciò che ci succede nella mente e nel corpo. Ad esempio, un'ottima attività che posso consigliarti è quella di respirare e basta. Lo so che sembra assurdo, perché respiriamo sempre e non lo facciamo intenzionalmente o consapevolmente. Respiriamo perché altrimenti moriamo, giusto? Non è che la notte smettiamo perché non pensiamo di respirare, allora moriamo senza respiro, no. Respiriamo sempre. Però quante volte ascoltiamo il nostro respiro durante una giornata? Immagina quante volte respiri ma non ascolti il tuo respiro. L'attività di mindfulness ci insegna ad essere consapevoli di tutto ciò che succede nel nostro corpo senza che noi ce ne rendiamo conto. Questo ci può portare davvero ad essere grati per il nostro corpo, grati per ciò che il nostro corpo fa, non per come il nostro corpo appare. In questo modo, anche se vedrai le forme cambiare durante il percorso di All-In, sarai grato di ciò che riesce di nuovo a fare il tuo corpo. Sei un corpo deflagrato dal DCA, molto probabilmente ti renderai conto che la tua digestione diventerà migliore, inizierai a mangiare dei cibi che prima non riuscivi a digerire, inizierai ad avere più forze, inizierai ad avere energie che non pensavi neanche di avere, magari pensavi di essere una persona pigra e invece no, non lo sei. Magari pensavi di non essere molto intelligente o di non essere una persona capace di concentrarsi sulle cose, invece scopri che lo eri, semplicemente ti mancava l'energia, la benzina per poterlo fare. E tutto questo ti farà dire, beh, ok, le forme cambiano, magari gli sguardi delle persone maleducate che sono in questa società di me
mi guardano strana perché sto prendendo dei chili oppure no, magari è soltanto una tua impressione perché molto probabilmente è così. Però tutte quelle paure che hai nell'ingrassare e tu stessa che ti guardi allo specchio, che cambi, il tuo corpo che cambia, ti fa impressione, magari non ti piace, però poi ti rendi conto che finalmente puoi fare tutte quelle attività che avresti voluto fare da tantissimo tempo e finalmente oggi le riesci a fare di nuovo. Magari ti rendi conto che quel libro che non riuscivi mai a leggere adesso lo riesci davvero a leggere. Magari quel nuovo progetto, magari per YouTube, volevi aprire un canale su YouTube ma mai hai avuto davvero l'energia per poterlo portare avanti, adesso sta diventando reale. E allora non ti importa poi più così tanto se stai prendendo dei chili, se vedi che i vestiti non ti stanno più e ne comprerai dei nuovi. Semplicemente ti consiglio assolutamente di fare mindfulness, di riconoscere il tuo corpo, di renderti consapevole di tutto quello che il corpo è e non appare. Perché è stato fondamentale per me e mi auguro tantissimo che lo sia per te, perché siamo abituati a percepire il nostro corpo come uno strumento per farci vedere dagli altri, per farci percepire in un certo modo dagli altri, perché abbiamo paura del giudizio degli altri, perché abbiamo paura di come gli altri possano vederci, perché se questo influenza la visione che noi abbiamo di noi stessi, allora sì, diventa un problema. Ma se il giudizio degli altri non influenza più il tuo modo di vederti, allora non serve più a niente apparire. È importante essere, perché sai tu chi sei e solo tu sai chi sei, e il giudizio degli altri non può influenzare più quello che tu pensi di te stesso. Allora a quel punto il tuo corpo diventa un mezzo per vivere, non un mezzo per apparire agli altri. Un altro punto che voglio consigliarti oggi è quello di stare più a contatto con la natura e di stare poco con il cemento, perché siamo abituati a stare nelle mura. Io con mio marito lavoriamo da casa, quindi siamo abituati a stare sempre nelle mura di casa o nelle mura del nostro ufficio, nelle mura del nostro studio, e poco a stare nella natura. Invece da quando abbiamo iniziato a fare quotidianamente dei bagni nella natura, e ve ne parlerò in un nuovo video, siamo veramente molto molto meglio. Quindi ti consiglio davvero questa cosa. Io non l'ho fatta molto durante l'all-in, ma te la consiglio perché secondo me ti può aiutare tantissimo a sopravvivere a questo percorso, che effettivamente è un percorso duro, perché è esattamente l'affrontare la paura più grande di chi ha un DCA, l'affrontare la perdita di controllo rispetto al corpo. Ti può aiutare tanto stare a contatto con la natura insieme a tutte le altre cose che ti ho consigliato in questo video, perché tutto questo riappropriarsi di ciò che noi per natura siamo abituati a fare ci porta un po' a distaccarci da quell'artificialità che ci viene chiesta dalla società e che ogni cultura vede in modo diverso. Il corpo di una donna ideale è diverso da quello che c'è in Italia, piuttosto che in America, piuttosto che in Russia, cose del genere, no? Cioè sappiamo che i canoni sociali di bellezza cambiano da cultura a cultura. E questo ce lo ricorda ancora di più il contatto con la natura, perché vediamo che la diversità nella natura è non solo accettata, ma bellissima. Quando guardiamo un campo di fiori e ci accorgiamo che c'è un fiore diverso dagli altri, in quei fiori rosa ce n'è magari uno bianco, siamo affascinati da quella diversità, siamo affascinati da quel fiore bianco e lo crediamo speciale, non lo crediamo brutto. È l'artificialità, ci ha resi tutti uguali per uno scopo di mercato. In realtà tu, noi, amiamo la diversità e la natura ce lo ricorda. Il fatto di vederla e di apprezzarla effettivamente nella pratica ci fa stare meglio. Il contatto con il verde, il contatto con il mare, con i sassi, con la roccia, con la terra, ci fa ricordare di che pasta siamo fatti, che cosa ci stiamo qua a fare nel mondo. E non è apparire, appunto, ma è viverci, ascoltarci, essere consapevoli di ciò che siamo dentro, di ciò che possiamo essere in questo mondo, che non è il giudizio degli altri verso di noi a dircelo, ma siamo noi stessi nel modo in cui viviamo a dircelo e a dimostrarcelo. Noi con il contatto con la natura,
con i bagni nella natura, con il mettere semplicemente i piedi nell'acqua quando ancora non fa abbastanza caldo per potersi mettere in costume, ci fa ricordare a cosa apparteniamo. Apparteniamo alla natura, non apparteniamo al cemento. E questo a me sta aiutando tantissimo per affrontare un periodo difficile che stiamo affrontando con mio marito, e quindi credo che possa aiutare anche in un periodo duro come è il percorso di Olin. Io spero tantissimo che questo video ti sia piaciuto. Bene, quindi io spero tantissimo che questo video ti sia piaciuto. Se è stato così, lasciami un like qua sotto. Io ti mando un super gigantesco abbraccio. Se hai qualche domanda, scrivimela qua sotto. Io cerco sempre di rispondere a tutti. Ti mando un super bacio e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao! In my head.